Siamo in collegamento con Matilde Minella, Comitato Bresso No Vasca. Buongiorno Matilde. Buongiorno. Ciao, ciao. Ormai la conoscete, se ci ascoltate, perché è già venuta a Cristal Radio una volta, ospite dei miei carissimi milanesi un'altra volta per parlare della vasca di laminazione del Sì, Seveso. A sì. Bresso ci A me piace, sono posso dire, che a novità. me piacerebbe tanto non sentirla mai più, perché vorrebbe dire che sarebbe tutto risolto. E invece dobbiamo sempre sentirci, Matilde. Esatto. Com'è sta Ci storia? sono novità. Allora, è che le cose continuano a succedere sempre più rapidamente e sono sempre più surreali. Rispetto a quando ci siamo sentiti e visti la volta scorsa, sono successe molte cose. Miracolosamente il Comune di Milano ha risposto a una nostra istanza mediante PEC controfirmata dagli assessori Grandi e Granelli, con tutti i dettagli su quello che sarebbe successo in merito alla vasca di laminazione nelle settimane, diciamo, successive rispetto a quando noi abbiamo scritto loro per avere informazioni. E hanno dichiarato, scritto nero su bianco, che entro il 30 novembre sarebbe stato effettuato il famoso e tanto atteso collaudo generale della vasca con acque del Seveso. Specificava l'assessore Granelli che questo collaudo sarebbe avvenuto entro il 30 novembre in ogni caso, che ci fossero forti precipitazioni o meno. Voi vi chiederete com'è possibile se non c'è l'acqua, ma ci hanno spiegato gli ingegneri e c'è scritto in questa risposta ufficiale che sì, è una tecnica in cui si forza la magra del Seveso, per cui praticamente qualsiasi genere di acqua ci sia nell'asse del Seveso viene convogliata forzatamente in vasca e si fa il collaudo generale prodromico e indispensabile all'utilizzo poi emergenziale, altrimenti cioè, non puoi utilizzare una vasca senza sapere come è stata collaudata. Perfetto. Allora, ovviamente noi aspettiamo il collaudo, piove tra il 30 novembre e il 2 dicembre, piove e non poco, piove insomma. Allora noi andiamo in corteo lungo la vasca di laminazione per testimoniare quello che sarebbe successo una volta che fosse entrata l'acqua. Arriviamo fino al quartier generale e la vasca è vuota. Piove, la vasca è vuota e sul Come la fondo della svuota? vasca c'è soltanto qualche centimetro di acqua di falda. Ma come vuota? Arriviamo, ci aspettiamo un cantiere presidiato da Metropolitana Milanese che ovviamente deve gestire le emergenze, per cui quando c'è un'allerta arancione meteo, come in quei giorni, ci aspettavamo un cantiere completamente presidiato e troviamo solo un guardiano piuttosto spaesato che non sapeva neanche cosa dirci. Allora, a questo punto, ovviamente, scriviamo un comunicato stampa in cui, diciamo, testimoniamo il fatto, ovviamente con un tono critico, che la vasca non è stata collaudata. La vasca non ha imbarcato acque del Seveso e collaudi che erano stati prefissati, decisi e scritti in carta bollata su questa risposta ufficiale mediante PEC degli assessori Grandi e Granelli non è avvenuto. E questo è il primo step. Ok. Secondo step, il giorno successivo, sulla stampa, tantissime testate, escono fior fiore di articoli in cui l'assessore Granelli dice la vasca è stata collaudata, la vasca è entrata in funzione. Un Così. entusiasmo E generale, poi infatti. siamo Ma come? sconvolti e Infatti. rispondiamo con un altro comunicato, ovviamente, che diffondiamo e poi anche sul Gazzettino Metropolitano che aveva ospitato la dichiarazione di la vasca è entrata in funzione, il cantiere è finito, la vasca è stata collaudata. Il giorno dopo esce il nostro controcomunicato a dire no, la vasca non è stata collaudata, è cantierizzata, non è entrata in funzione. A conferma di questo, nel Ponte dell'Immacolata sabato, vi ricordate che c'era un giorno di nebbia fittissima qua, soprattutto nella zona periferia di Milano, ci svegliamo col rumore delle motoseghe e gli ultimi quattro maestosi alberi di 30 metri che erano stati conservati da progetto nell'area cantierizzata vengono abbattuti di nascosto nel fitto della nebbia, proprio in sfregio alla popolazione definitivo. Ecco, questo è un sunto. Ma cioè, la mia domanda è perché? Cioè, è proprio questo, nel senso che non ha nulla di un senso tutto questo. Cioè, non capisco perché, per esempio, farebbe. Ma adesso Granelli cosa ha detto alla vostra controrisposta del tipo: no, non è vero, non No, avete a fatto quella non la. ha più risposto, a quella no. Abbiamo fatto tre botte in risposta, ma diciamo, l'ultima volta la parola l'abbiamo avuta noi e ancora niente, però su tutti, se voi fate un Google, cercate tantissime testate online, giornalistiche, carta stampata, la vasca è in Matilde, funzione, è finito il problema delle esondazioni, la vasca è stata collaudata ed è sconvolgente perché la vasca è sempre stata vuota tranne un rigagnolo di acqua di falda che non c'entra niente perché viene immessa con le pompe che pescano dai pozzi, non c'entra niente, e sarà pur stata collaudata nelle sue componenti funzionali, come dire, hanno provato la pompa X, hanno provato la pompa Y, eccetera, però
ma non è stata collaudata in senso generale e prodromico al suo utilizzo. Se un giorno verrà, e succederà perché è così, una pioggia torrenziale, o la vasca non verrà utilizzata o verrà utilizzata senza collaudo. Quindi anche dal punto di vista della sicurezza, voglio dire, del territorio e dei cittadini, Perché tutto se ho questo è capito bene, assurdo. Matilde, tutto questo perché nella prima risposta c'è scritto che veniva fatto quel tipo di collaudo, non, cioè, non è che voi vi aspettavate un collaudo No, diverso da no, no, quello che noi deve essere proprio fatto, ok? avevamo, noi interloquito col Comune di Milano chiedendo dettagli sul cronoprogramma dei collaudi e loro, nero su bianco, hanno scritto che entro il 30 novembre tassativamente sarebbe stato fatto il collaudo generale con riempimento della vasca con acque del Seveso, sia che ci fossero state delle precipitazioni significative, sia che invece il fiume fosse rimasto, non dico in secca, ma quasi, e avrebbero quindi forzato questa magra del fiume. Ma vi dico di più, la controprova dell'assurdità di tutto questo è che un nostro amico, che era a Senago a lavorare, il giorno in cui noi abbiamo denunciato, tra virgolette, concettualmente, che la vasca non stava andando in collaudo, ci ha detto che il canale scolmatore, che è quello che viene utilizzato, no, per deviare in caso di necessità le acque del Seveso in Ticino e non creare problemi, era colmo. Quindi la scusa che potrebbero utilizzare non c'era abbastanza acqua non sussiste perché quell'acqua che era nel Seveso è stata volontariamente deviata nel Ticino col canale scolmatore, quindi già si era deciso di non farlo il collaudo, neanche di provarci. E quindi è E secondo voi per che motivo? Cioè, sono motivi di costi, sono motivi di inadeguatezza di chi dovrebbe fare certe cose? Non comunicano tra di loro gli uffici, mi viene da dire. Non so, vi siete dati una risposta oppure siete proprio. Ci stiamo interrogando e vi dico che non molliamo perché questa settimana, prossima mese, nei prossimi giorni, poi andremo di nuovo a bussare al quartier generale a chiedere cosa è successo. Però quello che a noi sembra è che questa vasca viene propinata come pronta, funzionante, e invece non è ancora del tutto completata. C'è ancora qualcosa che manca, evidentemente, e che impedisce di fare questa prova. Perché comunque fatto sta che l'area è cantierizzata, che la direzione dei lavori ci ha detto che fino a giugno sarà cantierizzata e quindi sarebbe veramente anomala un'opera che funziona a pieno regime circondata da un cantiere, cioè non si è mai visto. E quindi le cose cominciano un po' a stridere. No, ma Quindi infatti. il nostro sentore è che in realtà ci sia ancora qualcosa che manca, che non è stato completato, però ovviamente da parte del Comune di Milano, a nostro parere, ammettere che nel 2024 ancora no, questa vasca non entra in funzione quando su tutti i rendering c'è scritto luglio 2022 vasca di Milano Parco Nord operativa, e insomma 2 anni di ritardo non è poco quando devi giustificare la deforestazione di 4 ettari e di mettere in funzione una vasca che faceva parte di un sistema di quattro e rimane così buttata lì come un'opera a sé, e quindi un ritardo così pesante è difficile da giustificare, a Ma nostro parere. poi Matilde, oltre, vabbè, passino le testate giornalistiche locali che danno la notizia della vasca entrata in funzione, eccetera, ma i consiglieri, comunque addetti ai lavori, io ti ho mandato uno screen, ne ho parlato anche in radio, Marco Mazzei, consigliere comunale in lista Beppe Sala a Milano. Scrive un giorno storico per Milano perché da oggi è operativa la vasca di laminazione eccetera eccetera, non è il Mose ma un pochino ci somiglia, cioè questo sensazionalismo per un addetto ai lavori che sicuramente sa come stanno le Sì. cose Ma stride un po', ecco, no? subito mi viene da dire quanto fa male perché lì invece. Ma è questo, guarda, perché ti senti, cioè a volte noi abbiamo la sensazione di essere pazzi, vi dico, perché noi che abbiamo proprio vissuto questa violenza, viviamo tutti i giorni di avere questo ecomostro maledetto sotto casa, cioè è l'unica cosa che vedo io dalla mia finestra, dal mio balcone, per cui, cioè, io lo so se funziona o no, se c'è l'acqua dentro o no. Non posso sbagliarmi, tanto più che quando poi è successo il famoso giorno delle piogge, dell'allerta arancione, abbiamo detto va bene, noi guardiamo dal balcone della finestra, ma non ci basta, andiamo in loco, circondiamola tutta la vasca, guardiamo bene dentro, andiamo a parlare con gli ingegneri, perché noi non siamo mai approssimativi, vogliamo sempre essere lucidi sulle cose e imparziali. Cavolo, eravamo in corteo, l'abbiamo guardata, era vuota. Poi sai che c'è il salto della soglia di sfioro, per cui se entra l'acqua vedi l'acqua che entra, se non entra non entra, cioè così. Sì. Era, tra l'altro, il cantiere non era presidiato dai tecnici, per cui proprio era sfitto e infatti a controprova c'era lo scolmatore pieno a dire l'acqua c'è ma la deviamo in Ticino perché al momento la vasca non si può usare. E quindi
È veramente la realtà dei fatti che parla. Neanche noi siamo, diciamo, la riverberiamo verso chi riceve la voce del Comune di Milano e quindi non può sapere come stanno veramente le cose. Però è proprio il dato di fatto. Chiarissimo, chiarissimo. Diciamo che è molto chiara la vostra richiesta di lucidità, di sapere meglio, di trasparenza a questo punto, dovrebbe dire che parlando di acqua è anche abbastanza ridicola come cosa. Sentiamo, adesso anche noi ci muoveremo per capire come mai appunto questo collaudo non è avvenuto nelle modalità che erano state dette nella vostra lettera, risposta alla vostra lettera. Per quello, perché Sì, poi sì, sì. se mi dicono che hanno provato le pompe, che funzionano benissimo, grazie che le avete provate, sono contento che funzionino, ma capiamo come mai non è avvenuto il collaudo nelle modalità che avevano esplicitato nella risposta alla vostra richiesta. Giusto? Questo è il concetto, Esatto, no? esatto. Perfetto. Ci risentiremo Guardate, ci sicuramente risentiamo, in mi spiace per te, ma futuro. ci risentiremo sicuramente. Ho Va bene, grazie questo mille come presentimento, sempre. ho questo presentimento. Grazie mille allora al Comitato Grazie mille, Novasca. buona giornata a tutti. Grazie Ciao. mille ancora Martina Ciao. Minella al Comitato appunto. Bresso Novasca.